Ciao a tutti, oggi prepareremo le ciambelline pasquali, dette anche scarcelle o gudure di frolla. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono farina 00, strutto, burro, latte, uova, lievito per dolci, cannella in polvere, zucchero, vanillina, scorza di limone, scorza d'arancia, uova soda, sode e zuccherini colorati. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le scorze di arance e di limone, lo zucchero semolato e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale, aggiungiamo il burro, lo strutto, le uova. La farina, la vanillina, la cannella, il lievito per dolci. E il latte. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità spiga. Il composto è pronto. Compattiamolo formando un panetto, rivestiamolo di pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per una trentina di minuti. Trascorsa mezz'ora abbiamo ripreso l'impasto dal frigo, rimuoviamo la pellicola trasparente, lo posizioniamo su carta da forno e lo andremo a stendere. Abbiamo ritagliato e disegnato su carta da forno delle sagome pasquali che ci serviranno per formare le ciambelline. Stendiamo l'impasto. Adesso ritaglieremo le forme. Adesso spennelliamo con un tuorlo mischiato con un po' di latte. Completiamo con gli zuccherini colorati. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti. Le gudure di frolla sono cotte. Andiamo a impiattare. Gudure di frolla. Grazie e alla prossima ricetta.